La Camera ha approvato le modifiche al decreto bollette. Dopo il passaggio in Senato si procederà alla conversione in legge. Le misure di sostegno per famiglie e imprese vessate dal caro energia consistono in bonus termici e sconti fiscali per gas e luce. Dalla Camera però è arrivato anche lo stop ad alcuni emendamenti che riguardavano direttamente l'Abruzzo. Sia lo stanziamento di 1 milione di euro in favore del polo didattico dedicato alle vittime di Marcinelle che la stabilizzazione dei ricercatori sanitari, aspetto questo che riguardava anche l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Teramo. Nulla da temere, secondo il deputato pescarese Guerino Testa, segretario della Commissione Finanza e relatore del decreto alla Camera. Al microfono del TG8 si è detto fiducioso nel recupero successivo di entrambe le misure. Un altro provvedimento, il DL34, cosiddetto bollette, approvato ieri dalla Camera e che verrà approvato entro il 30 di questo mese dal Senato, prevede lo stanziamento di 4 miliardi di euro, 3 miliardi a favore delle imprese e delle famiglie. Per contrastare il caro bollette sono stati confermati i bonus sociali per le famiglie meno abbienti, le famiglie che hanno più figli a carico. Sono stati confermate ad esempio la riduzione del 5% dell'IVA per quanto riguarda il teleriscaldamento, quindi sono state date misure importanti e concrete per le famiglie e per le imprese. C'è stato il discorso della stabilizzazione degli enti di ricerca, dell'IRCCS ad esempio, ma il sottosegretario Freni in aula ha confermato che nel prossimo provvedimento, visto che non c'è problema di copertura economica finanziaria, verrà prevista questa importante stabilizzazione doverosa e giusta. Poi ci sono state delle osservazioni da parte del Presidente della Repubblica, del Quirinale, e una di queste osservazioni riguardava il polo didattico di Marcinelle. E peraltro vorrei mettere in evidenza come sono stati messi anche 10 milioni in più per tutte le associazioni sportive e dilettantistiche che gestiscono gli impianti natatori che hanno subito ovviamente con la crisi bellica e con la crisi energetica anche dei costi molto molto più onerosi.